Apri il rubinetto del bagno e ti sciacqui la faccia con acqua calda. Dopo qualche secondo senti un forte rumore provenire dai tubi dell'acqua. Immediatamente dopo, alcuni pezzi di ghiaccio cadono nelle tue mani. Fai un balzo indietro per la sorpresa e senti un vicino che urla da dietro il muro. Probabilmente sta facendo la doccia. Giri il rubinetto ma non vedi acqua scorrere. Poi noti uno spesso strato di ghiaccio, sembra un ghiacciolo. Vai in cucina e prendi la brocca dell'acqua, ma non riesci a versarla. L'acqua è congelata. La stessa cosa succede con il bollitore. Continui a sentire un rumore sordo provenire dalle tubature. Tutta l'acqua della città si è congelata, la rete idrica è al collasso. L'acqua che normalmente percorre una serie di condotte tortuose su e giù nel sistema di distribuzione si è improvvisamente trasformata in ghiaccio, espandendosi. I tubi di plastica e metallo non sopportano la pressione, scoppiano. Se l'acqua dovesse diventare nuovamente liquida, tutta la città verrebbe inondata. L'acqua accumulata sottoterra risalirebbe in superficie. Al momento però l'acqua è congelata e milioni di tonnellate di ghiaccio giacciono sotto le strade. Questo evento ha coinvolto tutto il pianeta, ma nessuno ancora ha capito il motivo. Dalle giungle tropicali dell'Amazzonia alle savane africane, tutti i laghi, i fiumi e gli stagni si sono congelati nonostante l'alta temperatura. L'enorme quantità di ghiaccio abbassa la temperatura dell'intero pianeta. Fa freddo nei deserti aridi e fa ancora più freddo al nord. Provi ad accendere il bollitore per sciogliere l'acqua, ma non funziona. Una centrale idroelettrica che alimenta la città è andata in tilt e ha lasciato milioni di persone senza elettricità. Esci e vedi le persone in preda al panico. Non è più nemmeno possibile bere dalle bottiglie ghiacciate. Le fontane cittadine si sono trasformate in sculture di ghiaccio. Il lago nel parco è una pista di ghiaccio. Stai tremando perché fuori fa incredibilmente freddo. Diverse persone hanno acceso un falò nella piazza principale della città e provano a riscaldare delle bottiglie congelate. Funziona, il ghiaccio si scioglie. Decidi di scaldarti vicino al fuoco mentre guardi le notizie sul telefono. Tutte le cascate del pianeta sono congelate. In questo momento le navi a largo nei mari e negli oceani sono bloccate. Per raggiungere la riva, i marinai devono aprirsi un varco nel mare ghiacciato. Una sfida impossibile. Per questo motivo gli elicotteri con i soccorritori volano sul posto per salvare i marinai. Un piccolo pezzo di ghiaccio cade sullo schermo del tuo telefono, spaccandolo. Inizia una pioggia ghiacciata. Gocce di varie forme e dimensioni cadono a terra e si rompono come vetro. Tutti si nascondono sotto i tetti e gli animali sotto gli alberi. La pioggia gelida colpisce il terreno, rovina le auto, rompe le finestre. Quando finisce, inizia il collasso della civiltà. Ghiaccioli appuntiti scricchiolano sotto i tuoi piedi. Le auto non possono circolare normalmente. Le strade sono piene di ingorghi. Nel momento in cui l'acqua del mondo si è congelata, alcuni surfisti stavano cercando di cavalcare l'onda giusta. Eccone uno mentre si sposta verso una grande onda sulla tavola da surf. L'onda si alza, si increspa e si blocca. Il surfista scivola sul ghiaccio e cade. Guarda perplesso l'oceano ghiacciato e va a casa a mettersi i pattini. I pescherecci sono bloccati nei porti. Per pescare è necessario forare il ghiaccio e liberare i pesci congelati. Tutte le creature marine sono vive. Sono semplicemente in sonno criogenico. Ogni giorno i soccorritori tirano fuori persone bloccate nel ghiaccio. Immagina di essere in acqua e di assistere al suo congelamento. Rimarresti bloccato senza alcuna possibilità di movimento. Ti riuscirebbe difficile anche respirare. Hai la testa ricoperta da una crosta di ghiaccio. Puoi solo urlare e muovere i muscoli del viso. Passi ore a chiamare aiuto e ad aspettare che i soccorritori ti tirino fuori dal ghiaccio. Il trasporto merci sulle navi si è fermato. L'importazione e l'esportazione di merci e risorse naturali sono impossibili. Questo causa una carenza di carburante in alcuni paesi, dato che il petrolio non può essere consegnato rapidamente via nave. Altri paesi non hanno abbastanza verdura e frutta. I prezzi di molti beni si impennano e l'economia mondiale diventa instabile. Le persone iniziano a comprare degli scaldini domestici per sciogliere il ghiaccio nelle bottiglie. La fornitura d'acqua è interrotta. Tutti escono con dei secchi per raccogliere le gocce di pioggia ghiacciata che cadono dal cielo. A casa le fondono in secchi di ferro. Nella tua città questo è impossibile perché la centrale idroelettrica non è ancora stata ripristinata. Tu e altri abitanti accendete dei falò in strada per sciogliere il ghiaccio.
Nel frattempo, una vera catastrofe è in corso nei mari e negli oceani. Le alghe e il fitoplancton normalmente assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno. Grazie a loro sulla Terra arriva più del 50% dell'aria respirabile. Ora tutto è congelato e la riproduzione di ossigeno è interrotta. Dopo alcuni mesi, la gente comincerà ad accusare problemi di respirazione. Nell'atmosfera si accumula sempre più anidride carbonica. A causa di questo, il cielo da blu diventa grigio. Le foreste e le aree verdi della Terra non vengono più nutrite dalla pioggia, ma distrutte. Alberi, foglie e piante vengono fatti a brandelli dalle gocce ghiacciate. I raccolti subiscono lo stesso trattamento. La gente sta esaurendo le scorte di cibo in tutto il mondo. I vulcani emettono molta anidride carbonica e calore. In teoria potrebbero riuscire a sciogliere il ghiaccio, ma impiegherebbero milioni di anni. La temperatura della Terra è scesa ancora e questo rallenta lo scioglimento. Solo sulle coste dei paesi del sud il ghiaccio comincia a sciogliersi, ma non è sufficiente per salvare il pianeta dal disastro. I processi più distruttivi non avvengono sull'acqua, ma sulla terra. Le città situate ai piedi delle colline e i villaggi di montagna vengono evacuati. I residenti perdono le loro cose e lasciano le case scappando il più lontano possibile, perché l'acqua che forma i laghi e i fiumi scorre all'interno di molte montagne e sottoterra. Quando tutta quest'acqua si è congelata, ha iniziato ad espandersi nei canali sotterranei. Lo stesso è successo alle tubature delle città. All'interno della montagna le rocce iniziano a collassare. All'esterno compaiono le prime frane. Rocce più o meno grandi rotolano su piccole città. I terremoti portano alberi e case sottoterra. Questo succede in tutto il pianeta. Per sfuggire alle piogge gelide, la gente crea ombrelli di metallo leggero. Se si decide di uscire con il brutto tempo, è necessario indossare cuffie o tappi per le orecchie perché il rumore del ghiaccio che cade sull'ombrello di metallo è assordante. È necessario proteggere piante e raccolti dal ghiaccio. I contadini posizionano delle enormi cupole trasparenti sopra le fattorie e i campi. Le cupole sono dotate di un tessuto trasparente molto resistente. I frammenti di ghiaccio non sono in grado di romperlo, ma rimangono sulla cupola. Quando il sole scioglie il ghiaccio, questo penetra attraverso la griglia e innaffia il terreno. Gli scienziati creano delle stazioni elettriche superpotenti e le installano in diversi punti dell'oceano. Sono dotate di grandi trivelle che creano un lungo tunnel nelle profondità dell'oceano. In seguito, al suo interno, viene posizionato un potente reattore nucleare. È coperto da uno scudo protettivo per evitare che le radiazioni entrino nell'acqua. Il reattore entra in funzione e scioglie l'acqua intorno. Dopo aver sciolto un'enorme quantità di acqua, il reattore viene rimosso. Dopodiché, l'acqua calda comincia a riscaldare quella congelata. Questi processi richiedono decenni. Mentre i mari si sciolgono, la gente nelle città sta riparando i sistemi fognari. Per prima cosa un potente riscaldatore viene messo all'interno di ogni casa in modo da sciogliere il ghiaccio. Gli idraulici sostituiscono i tubi lacerati con quelli nuovi. La temperatura globale si riprende lentamente, ma le piogge ghiacciate continuano a cadere. Per risolvere questo problema, gli scienziati sintetizzano un reagente chimico innocuo. Ogni giorno aerei supersonici volano attraverso le nuvole di pioggia e spruzzano la sostanza che trasforma i piccoli iceberg in gocce d'acqua. L'acqua gelata nelle rocce si scioglie lentamente, provocando nuovi smottamenti. Per sfuggire ai terremoti, i sismologi creano uno scanner che controlla l'attività dell'acqua sotterranea. Lo scanner, elaborando i dati sulla temperatura del ghiaccio e del suolo, sulla densità dell'aria e del terreno, crea un modello di possibile smottamento. La gente può sapere in anticipo quando il disastro avrà inizio.